italiano di League of Legends, siamo di nuovo qui con una nuova puntata del Late Game Show. Sempre ospiti al Pixel Gaming Center di Catania e sempre con i miei amati Giulio J. Kenton Cantone e Francesco Deugemo Lombardo. In questa puntata vedremo di parlare del mercato invernale di League of Legends. Quindi potremmo anche iniziare dal mercato europeo, ispirandoci comunque, ci tenevo a dirlo, ad un documento che ci ha fornito il nostro Gianluca Di Marzio di League of Legends, Valentino Modestino, Imperialism Lombardi. Quindi, cosa mi dici della scena europea? Secondo me nella scena europea il colpo al momento l'hanno fatto i Fnatic. Velocemente ricordiamo che hanno ripreso Soaz, Amazing come jungler, Caps il nuovo mid laner, Reckless come è stato mantenuto come tiratore e JC è il nuovo supporto. Questo è subito un roster ispirato alla filosofia no import coreani. Mi piace tantissimo il ritorno di Soaz, in un certo senso ci voleva, molti lo detestano, è ancora forse il miglior top laner che abbiamo in Europa. Considerando tutto lo storico, quello che ha fatto, un'esperienza pazzesca, avrà tantissima voglia di vincere, lo vedo molto bene. Non sottovalutiamo il rapporto di coppia che ha con Amazing, anche questo si è molto discusso, se loro funzionano o non funzionano, secondo me c'è un ragionamento dietro, vuol dire che in un qualche modo hanno fatto una scelta assieme e potrebbero essere uno dei maggiori elementi di pericolo che sta emergendo da questa squadra. Su Jesus, e poi posso passare la parola al mio collega Deugemo, a me in un qualche modo è piaciuto come streamer, tutto sommato anche come mid laner, non era uno dei migliori mid laner in Europa, però aveva un modo di giocare che secondo me gli permetterà di adattarsi molto bene al ruolo del supporto, perché comunque è sempre stato tranquillo, collaborativo con la squadra. Diciamo che forse gli mancava il tocco di XP, quella cosa che un po' abbiamo visto anche in Popolo Evil. La capacità di... Manca la genialata. Sì, manca la genialata. Il colpo di classe. E Caps, invece, questo giovane emergente, il mid lane, potrebbe essere il nuovo volto giovane dell'Europa? Forse anche troppo giovane e un po' arrogante, visto che ha già avuto diversi problemi, si è già dovuto giustificare davanti a tutti con un lungo post in cui si scusava per i suoi comportamenti precedenti che aveva tenuto nei confronti della community o durante altri streaming, partite, insomma, non è, è un, ha un caratterino che giustamente è giovane e va ancora affinato. Ok, ma il talento c'è oppure no? Il talento c'è, il talento sicuramente c'è, almeno per quello che ha fatto, che ha mostrato finora e per il livello in cui ha giocato finora, perché ovviamente non è che ha giocato, non ha ancora avuto l'opportunità di giocare in un ambiente competitivo elevato, cioè da top come può essere l'LCS. Quindi per quello che ha fatto vedere finora il talento c'è. I Fnatic poi sappiamo che sono bravissimi nel saper crescere i talenti, farli maturare. Quindi da questo punto di vista non ho dubbi che potrà migliorare tantissimo. E per la scelta top laner jungler non è la prima volta ad esempio che una squadra cerca di prendere due persone come si fa con la bot lane. Solitamente si fa anche appunto con la top lane e la jungle. Si cerca di prendere due persone che hanno già giocato insieme e che vanno quindi a completare un roster completamente europeo, che è la prima volta per i Fnatic dopo 2 anni. Quindi c'è, diciamo, una sorta di ritorno alle origini, di ricerca dei propri talenti in casa piuttosto che importarli dall'estero. E in tutto questo Reckless, che mi sembra di poter dire sia il capitano, che funzione ha all'interno della squadra e della rosa? Reckless ha innanzitutto tanta esperienza, è vero che Soaz ne ha di più, ma Reckless incarna probabilmente lo spirito dei Fnatic degli ultimi anni. È vero che anche lui, come Soaz, aveva lasciato, è ritornato all'ovile, se mi passate la battuta, però Reckless ha dimostrato di saper essere un capitano, non in tutti i casi probabilmente, perché la gestione del caso Gamsu l'anno scorso non è stata delle più felici. Penso, perché abbandonare a metà split non è mai un indice di che tutto vada benissimo all'interno delle dinamiche di squadra. Del mercato in Corea, cosa mi dici? Mercato in Corea che si è aperto come ogni anno, oltre al gioco competitivo in sé, si è aperto anche con la Telecom War, ovvero con la sfida infinita fra gli SKT e i KT Roster,
che anche sul mercato quest'anno si sono dati alla pazza gioia, complici anche soprattutto la distruzione in pratica del roster, del rispecimento del roster dei Rock Tigers. E SKT e KT Roster, appunto, che a questo punto sono dati colpi di mercato a vicenda, perché gli SKT hanno preso Peanut in giungla proprio dai Rock Tigers, mentre i KT dei Rock Tigers hanno preso SMAB in top lane. E dall'altro gli SKT hanno messo questo punto interrogativo, io lo direi, oserei chiamare Uni in top lane, semplicemente perché, non tanto per la scelta di SKT, perché sicuramente se l'hanno preso ci sarà un motivo dietro, però resta un punto interrogativo che può essere sia in positivo che in negativo, perché Uni, ricordiamo che ha smesso di giocare nel senso di livello competitivo quando sono finiti i playoff in Nord America. Da quel momento in poi ha avuto tantissimo tempo libero, è tornato in Corea, ha affrontato quindi una ladder che è sicuramente differente da quella del Nord America, e ha avuto la possibilità, suppongo, penso, di migliorarsi tantissimo. E se gli SKT se ne sono accorti, cioè l'hanno preso, vuol dire che se ne saranno accorti, e comunque Coma è una garanzia da questo punto di vista, farà tantissimo lavoro e lo prenderà. Ti faccio una domanda da insider: perché Uni e non SMAB? SMAB poteva finire negli SKT, però cos'è successo? Però si vocifera, sembrerebbe, questi sono sempre condizionali e d'obbligo in questi casi perché non sappiamo realmente quali siano le dinamiche, però non è la prima volta che arrivano voci di Faker indispettito da determinate voci di mercato che vorrebbero altri top player nel suo team. Si sembrerebbe, appunto, che anche questa volta Faker si sia opposto quando ha saputo che Coma voleva mettere in panchina Duke e prendere SMAB, sembra si sia opposto e abbia addirittura minacciato di andarsene. Questo, ovviamente, fonti reali non ce ne sono. Non è la prima volta che arrivano queste voci, quindi forse un fondo di verità c'è, magari non così evidente, ma qualcosa ci deve essere. Quindi a quel punto hanno dovuto puntare su un top laner che non attirasse tantissime attenzioni, soprattutto non distogliesse l'attenzione del jungle magari dall'aiutare Faker. Diciamo che ha un po' di manie da prima donna. Sì, sì, sembrerebbe che sia così, che poi, cioè, ci potrebbe anche stare, perché se è il numero uno se lo può anche permettere, no? Questo sicuramente. Io in questo duopolio comunque vedo molto bene i roster. E questo ritorno dalla Cina di due nomi grossissimi, Def e Mata, potrebbero essere la chiave per scardinare SKT. Comunque il mercato coreano, rispettando comunque le aspettative, si sta mostrando pazzesco. So che ti sei anche interessato dei movimenti che stanno avvenendo a Daejeon-ju, potrebbero essere una terza. Allora, abbiamo visto i Samsung andare molto bene, hanno mantenuto bene la loro forma. In questo contesto come si inseriscono i Longju? I Longju sono arrivati i soldi, c'è poco da dire. Sono arrivati i soldi perché Longju, per chi non lo sapesse, sono stati acquistati dalla Suning, che è un'importante azienda di e-commerce cinese e che recentemente ha acquistato anche le quote di maggioranza dell'Inter in Italia, per fare un esempio, di condurci il nostro paese. E tra l'altro i Longju hanno pure adottato la maglietta nerazzurra, o già l'avevano? No, i colori sociali, diciamo, che erano già nerazzurri, quindi tra l'altro i Longju hanno un dragone, l'Inter ha il biscione, quindi diciamo che le analogie sono tante, però speriamo che si fermino qui, anche perché l'Inter al momento, mi dispiace per dirtelo, per te che sei un tifoso dell'Inter non sta vivendo un bellissimo momento. Spero che non ci migliorino. Sono arrivati i soldi, sono arrivati degli acquisti ottimi fino a questo momento, e quindi magari si prosegue. Si prendono pure Nagatomo nel frattempo, potrebbe stare. Ma non dobbiamo dimenticare, in Corea, per chiudere magari il discorso coreano, che i Rock Tigers non è che sono scomparsi, non è scomparsa la multigaming, hanno semplicemente rilasciato il roster dei due anni precedenti e non sappiamo chi ci sarà. È un'incognita quella che potrebbe aprire a scenari importanti. I Samsung invece stamattina, liscio liscio, stanotte, stamattina, all'IM di Gyeonggi, non so esattamente quale sia la pronuncia, e liscissimo 1-0 contro i Vega Squadron, in cui giocava Edward, per chi se lo ricordasse, e 2-0 facile contro gli Immortals, quindi loro ci sono. Giulio, invece, parlando completamente, cambiando sponda di continente, cosa mi dici di Doublelift e in generale poi della scena nordamericana? Doublelift
per me ha smesso di giocare competitivo. No, ma me lo lapidario. Dico. Punto. No, no, ma lo dico. Ma lo dico perché. Allora, lui che cosa ha detto? Essenzialmente che il primo split lo considera inutile, vuole fare altri tipi di attività e ritornerà al secondo. Però già uno che parte con questa mentalità, dove vuole andare? Cioè, ma allora non ci giochi con la squadra, non ti alleni con la squadra, tra l'altro Wild Turtle nel complesso, per quello che è il Nord America, continua a essere un buon tiratore, non vedo come si possono alternare, cioè se Wild Turtle ha dato disponibilità, continuerà a giocare lui, Double Leaf ha fatto una scelta che io non condivido e mi aspetto che Reginald sia intelligente, tanto da non condividere. Lo tengono come streamer e va benissimo, lo tengono come sponsor, come uomo immagine, come fanno con Dyrus adesso. Sì, ma credo che la sua carriera sia, o comunque per quest'anno non lo vedo. Il discorso è anche è una questione di rispetto, appunto, di decisione nei confronti della squadra, perché tu hai firmato un contratto. Ora che tu arrivi e dica no ragazzi, mi dispiace, ma io questo split non lo voglio giocare perché non è utile per me, almeno. Però io, anche Double Lift, suppongo, sarebbe d'accordo con te, perché tu non hai le visualizzazioni su Twitch di chi ha Double Lift. Questo è il discorso principale. È vero, qual è il discorso, mettendoci un attimo nella sua testa velocemente, che lui ovviamente sa benissimo di essere a fine carriera. Non è che ha molti margini di miglioramento, cioè potrebbe giocare ancora altri 10 anni, ma il livello comunque è quello ormai. Non è che può migliorare, è un giocatore che conosciamo, sarà sempre quello, senza... come Wild Turtle lo sappiamo che avrà sempre degli errori di positioning, che in certi momenti sarà solo contro 5, ma questo è un altro discorso. Anche lui si è fatto questo ragionamento, ha detto vediamo come va nello Spring Split, vediamo se effettivamente magari io come streamer posso comunque lavorare, avere un seguito così, e poi se ne parla. Però Reginald sappiamo comunque è sempre stato un papà nei confronti dei propri giocatori, quasi. Per me le due realtà più interessanti del Nord America sono gli Immortals, di cui ci siamo già approcciati, e i Phoenix One. Diciamo, vuoi espandere questi concetti? I Phoenix One forse non li conoscono in pochi, però hanno messo su una squadra che è nominalmente forte, molto forte. E io vorrei ricordare che l'anno scorso, nel Summer Split dell'NA e LCS, i Phoenix One persero le prime 8-9 partite, se non ricordo male, e poi fecero uno sprint finale di stagione che passarono dal decimo con 0 vittorie all'ottavo posto, se ne vado a memoria, all'ottavo posto, con diverse soddisfazioni, tra cui battere anche i TSM nel girone di ritorno, che non è da poco. Cioè, c'è stata una crescita costante dei giocatori e quest'anno hanno voluto premiare quelli che si sono comportati meglio, come Inori, appunto, che in giungla è stato devastante. Molto intelligente Inori, è stato uno dei pochi che nell'Occidente ha innovato. Sì, è uno dei pochi che veramente, cioè lui ha guardato la competizione, l'ha guardato in faccia, ha detto io sono qui per fare il mio lavoro, e ha funzionato, cioè non ha avuto paura di niente. Nessuno, non si è fatto intimidire da nessuno. E l'arrivo di Ryu in mid lane, che tutti conosciamo, di Arrow, ex Katie Roster, come AD Carry, e poi Adrian, che è, oltre, va bene, non sa giocare i tank, ok, però no, non è vero, li sa giocare, vabbè, meglio di chiunque, però neanche Angela li sa giocare, quindi non è vero, io gioco solo tank. No, diciamo che come support preferisce support che diano più utility e tante cure. Nami, Soraka, Sona l'ha giocato, quindi questo tipo di qua ha più difficoltà con altri support, ma li sa comunque giocare, ovviamente, perché è un livello che per noi è impensabile, non è che assolutamente. Insomma, la squadra di tutto rispetto dei Phoenix, adesso, visto come è finito l'anno scorso, le aspettative per il nuovo anno sono davvero tante. Sto captando qualcosa in merito ai top laner coreani che sono andati nel Nord America. Abbiamo questi due nomi dal nulla, guarda come si muove ancora la pera, possiamo. Allora, Flame agli Immortals, Looper agli Echo Fox, che sono la squadra di Froggen, ma sono nomi troppo, cioè che cosa è successo? Troppo grossi, però gli Echo Fox anche qui hanno, come gli Immortals, una disponibilità finanziaria ed economica sostenuta. Dici il patron sgancia. Sai, ripeto, come ho già detto. Dove ci sono i soldi? Sai, come ho già detto prima, i coreani. Ok, che non sono giovanissimi. Non sono
non sono giovanissimi, questo è importante, cioè non sono coreani della nuova generazione talentuosi, sono anche questi talentuosi, però hanno già tanta esperienza che in un campionato come quello nordamericano può fare sicuramente tanto. Abbiamo avuto già altri esempi, abbiamo avuto Impact che ha giocato più che bene, ha fatto dei playoff straordinari, poi una seconda parte di girone dei Worlds pazzesca, perché si ricorda, quando si ricorda di essere Impact gioca bene. Crisi di identità. Esatto, lo stesso succederà con Looper e Flame. Io ad esempio stamattina ho visto i 3 game degli Immortals per decidere all'IM chi sarebbe andato in semifinale insieme ai Samsung del gruppo A. E hanno giocato, mi sono piaciuti, hanno giocavano contro i J-Team, che per chi non lo sapesse, i J-Team sono i vecchi Taipei Assassins. Il J-Team. J-Team. No, non è vero, J è un cantante, penso. Io sono un cantone. Mio Dio, sono una... Andiamo avanti, soprassediamo. I brividi. Questa non l'avevamo neanche preparata. No, questa non era preparata, è partita così al volo. Concludendo, mi sono piaciuti gli Immortals, Flame, quello che il problema è, si vede chiaramente che si sono allenati finora per un giorno e mezzo, in sostanza. E Flame si vedeva che giocava da solo Q, ma probabilmente è quello che gli hanno chiesto. Cioè, ancora, gli ho detto, sappiamo benissimo che ancora non abbiamo tantissima coordinazione di team, fai il Flame, fai il coreano, fai quello che ha talento, che sa giocare, e vedi, portaci avanti. Anche perché si è visto dall'altro lato invece la di Gary, Cody Sun, che non è ancora al 100%, si deve inserire. Però un giorno e mezzo, aver superato i J-Team, che sono un team che sa giocare bene, sì, non sono sì, di secondo piano, sì, almeno nel panorama dell'LMS, quindi è stata una bella prova. E poi c'è stato un Baron Steel di Ardok al bacio. La puntata per oggi termina qui e prima di salutarvi vi annunciamo che ci saranno numerosi eventi CS Italia e sorprese sempre qui al Pixel Gaming Center, tra cui, possiamo dirlo? Sì, ormai è ufficiale. Un Tavern Hero Qualifier autorizzato dalla Blizzard, quindi se volete partecipare accorrete numerosi, rimanete sintonizzati sulle pagine social del Pixel e dell'associazione CS Italia. Noi per oggi vi salutiamo, quindi... Giulio, Francesco e me è tutto. Ciao! Ciao.